cari amici di Fano TV, ben trovati. Oggi è domenica 27 febbraio e ci troviamo tra Fano e Pesaro, esattamente in località Fosso Seiore, perché sta per inaugurare il nuovo polo diagnostico Radiomagnetic. Tra poco ci sarà il taglio del nastro e allora seguiteci per conoscere i protagonisti. Siamo con il direttore sanitario di questa struttura, a cui diamo il benvenuto. La salute è il primo dovere della vita. Beh, direi che questa frase dice tutto. Beh, Oscar Wilde non ha bisogno di presentazione, poi da parte di un sanitario, insomma, non voglio avere la presunzione di commentare un aforisma così bello. Allora, questo centro riunisce degli specialisti, dei professionisti nelle varie aree medico-chirurgiche, quindi si avvale di presenze importanti in ambito locale ma anche a livello nazionale. Ma medico-chirurgiche e anche soprattutto di diagnostica per immagine, perché il centro nasce soprattutto come centro diagnostico che cerca di dare una risposta alle esigenze della popolazione, esigenze di tipo non solo diagnostiche ma anche, come dire, diagnostiche e terapeutiche, perché oltre all'aspetto radiologico e quindi alla diagnostica per immagini sono presenti anche professionisti di altre discipline. Bene, quindi sarà veramente un punto di riferimento per i cittadini / pazienti fanesi ma anche pesaresi, vista la posizione del centro, dicevamo. Beh, la struttura è in grado di dare risposta anche a cittadini al di fuori anche della provincia, penso di dire senza tema di smentiti. Il problema del privato è che secondo me ha una funzione, come dire, di integrazione del servizio pubblico. Il privato non è che si deve sostituire al pubblico, ma deve integrarle nella misura in cui il pubblico non è in condizione, non è in grado di dare quelle risposte di salute che, come sappiamo, garantite dall'articolo 32 della Costituzione, e che purtroppo i tempi di attesa, la difficoltà a reperire professionisti, medici, ma non solo. E quindi in questo momento storico particolare il privato dovrebbe integrare, appunto come dicevo poc'anzi, il pubblico nel dare le risposte che i cittadini, di cui i cittadini hanno bisogno. A proposito di integrazioni, mi preme ricordare un'area importante presente in struttura ed è l'area interamente dedicata all'AIL. Beh, l'AIL, come sappiamo, è l'associazione che si occupa di dare sostegno, di dare aiuto, di dare, come dire, supporto ai familiari dei soggetti che sono affetti di patologie oncoematologiche. E quindi l'AIL è un'associazione benemerita, insomma. Questa nuova struttura si pone in un punto strategico e naturalmente non a caso. Sì, è stata creata una nuova struttura che fosse, ecco, fruibile, comoda e all'avanguardia con il meglio della tecnologia che c'è adesso a disposizione. Abbiamo cercato un pochettino di creare uno studio medico allargato di nuova concezione che fosse in grado, ecco, di colmare tutte quelle che erano le aree deficitarie della medicina e che oggi di cui la gente ha più bisogno. Quindi non solo della radiologia come della cardiologia, il tutto con delle apparecchiature che sono oggi necessarie, che sono la parte più importante. Parliamo di un magnete, cioè di una risonanza magnetica ad alto campo di nuovissima generazione che fa tutte le tipologie di esami. Per esempio, l'esame più difficile da fare è la cardio-RM. La stessa cosa dicasi per la TAC, anche qua è stata presa una macchina, è stata montata una macchina di ultimissima generazione che fa tutte le tipologie di esami. Quindi non ci sarà più bisogno di fare viaggi per andare in giro a fare degli esami, ma potranno essere fatti tutti qui. Stessa cosa si
dicasi per la poliambulatorialità, che è molto selettiva, non è il solito poliambulatorio, è stata creata, diciamo, delle nuove figure di poliambulatorio. Faccio un esempio anche sulla cardiologia: saremo in grado di fare tutte le tipologie di esami, da partire dall'elettrocardiogramma fino ad arrivare a esami di più elevata complessità, l'ecostress e via dicendo. Stessa cosa per altre tipologie strumentali che sono oggi piuttosto difficili da fruire, faccio un esempio l'elettromiografia, e così per tutti gli esami poi che conoscono, dalla semplice radiografia alla mammografia a tutta la senologia. Il tentativo era quello appunto di creare una struttura che fosse estremamente comoda, facile da raggiungere, a metà strada tra Fano e Pesaro, che fosse fruibile con un ampio parcheggio. Abbiamo creato anche un accesso specifico per le ambulanze che facilitasse quindi anche i pazienti in barella. Prevenzione e sicurezza sono naturalmente i temi base, quindi i pazienti possono rivolgersi in questo centro anche con delle tempistiche più immediate. Certo, il nostro tentativo è quello di rendere fruibili questi esami al massimo e anche nel più breve tempo possibile, quindi si riesce a prenotare nel giro di 24-48 ore il paziente alla propria prenotazione farà l'esame, anche questo in tempi brevissimi, parliamo sempre di 2-3 giorni, non di più. A questo punto io direi, dottore, di visitare il centro e magari, insomma, nel dettaglio poi ci descriverà passo passo, ecco, tutti i dettagli. Abbiamo parlato di macchinari tecnologicamente avanzati, importanti non solo dal punto di vista medico, quindi per l'esame in sé, ma assolutamente fondamentali anche per il paziente. Siamo nella sala delle risonanze, vero dottore? Questa è la risonanza magnetica ad alto campo. Qua entriamo un po' nella radiologia pesante, quelle che vengono definite le macchine pesanti, che fanno gli esami di maggiore performance. E appunto in questo caso questa è una macchina che è assolutamente di ultima generazione, è caratterizzata dal fatto che ha un tunnel piuttosto ampio, anche se non lo può sembrare, ma rispetto alle macchine più antiche ha questo tunnel che è più grande, è più ristretta la camera e c'è anche presente uno specchio che è in grado quindi di ridurre un pochettino il senso di claustrofobia che potrebbe avere il paziente. C'è anche da dire che noi abbiamo questa macchina che può essere definita tra virgolette chiusa e abbiamo un'altra macchina che invece è aperta, è un magnete più piccolo, quindi ha delle performance un po' meno efficienti, però sicuramente non ha il tunnel, sono due dischi sovrapposti per cui il paziente non ha più questo senso di claustrofobia, e questa viene definita una risonanza aperta, però si possono fare esami di una complessità un po', diciamo, minore. E poi naturalmente sarà lo specialista ad indicare quale tipo. Certamente lo specialista preferisce sempre la macchina tra virgolette grande, che ha delle prestazioni maggiori, però ripeto, sono state proprio messe queste due macchine per dare la possibilità a tutti i pazienti di poterlo fare, perché anche se non sembra, in effetti la claustrofobia quando si va a fare un esame di risonanza magnetica è una cosa abbastanza frequente. Poi sicuramente dipenderà anche dagli organi interessati, insomma, dalle diverse patologie o dalle diverse specificità. Certamente se andiamo a fare un addome, cioè una pancia, lo dovremmo fare con una macchina pesante, una piccola articolazione, un ginocchio, una spalla, potrà essere fatto anche con una macchina aperta a più basso campo. Ci troviamo ora nella sala per le TAC e la cosa che mi ha colpito entrando qua è proprio la cura dei dettagli, la cura del dettaglio parete che troviamo alle nostre spalle, perché i colori sono assolutamente distensivi, rilassanti, e l'aspetto psicologico, insomma, viene curato anche in tal senso, perché è stato dipinto un bel fondale marino. Esatto, beh, questa è la nuova tendenza che esiste in radiologia, ecco, di dare un po' di vita a queste sale che non sono più così, ecco, tra virgolette spente, ma si cerca di dare un pochettino di vivibilità, di colore, ecco, anche di spazio, tra virgolette di gioco se ci sono anche dei bambini. Quindi anche questa è stata la cura di questo particolare,
E anche qui ho il piacere di presentare una macchina che è assolutamente super performante, che ci permetterà di fare tutte le tipologie degli esami con dei tempi brevissimi. Come dicevamo prima, tra l'altro su questa sala è stato riservato un accesso diretto per i pazienti con le ambulanze, che saranno in grado di arrivare direttamente in sala senza nessun tipo di problema, quindi con una logistica particolarmente evoluta. Fondamentale per il territorio, quello della sanità, maggior ragione dopo 2 anni di pandemia, quindi il privato a supporto, diciamo, della pubblica sanità. La radiodiagnostica è veramente un'esperienza importante in questa città, ha dato dei servizi in modo sussidiario a quello pubblico nella diagnostica, e credo che va curata e rispettata con grande stima questa attività d'impresa, che in qualche modo, anche se è collaterale ed è un'esperienza del tutto privata, ma è riuscita nel tempo a rafforzarsi e a diventare anche un riferimento per molti che vengono qua a fare l'attività, appunto, di diagnostica. Credo che è un grande merito, e è giusto anche testimoniare a chi è stato bravo e ha avuto il coraggio di investire, come ha fatto Ferdinando Loia con i suoi soci, in questa nuova azienda. Quindi sono voluto portargli il saluto della regione e ringraziarlo per questa opera, che immagino che sia stata anche molto costosa, ma è talmente bella ed efficiente che rappresenta per noi anche un modello di come si può fare sanità anche in modo privato. Certo, dovremmo essere sussidiari, cioè la sanità pubblica deve fare alcune cose, quella privata dovrebbe riuscire a farne altre laddove non arriva quella pubblica. Quindi in questo caso una esperienza positiva che è già da tanti anni qui a Fano, e quindi il fatto che abbiano investito, hanno fatto assunzioni, hanno fatto un ottimo immobile, sia un vantaggio per la città. Dico sempre, non c'è inaugurazione che tenga senza la presenza del nostro sindaco. Questa struttura è un motivo di vanto per la città di Fano. Sì, è importantissima. Come ho avuto modo, entrando all'ingresso, di leggere una frase molto significativa, che è l'essenza, e cioè la salute è il primo dovere della vita. E noi sappiamo benissimo che la differenza molte volte la fa la diagnostica, la prevenzione, cogliere da subito quando ci sono delle problematiche. Allora avere un centro all'avanguardia con tecnologie avanzate che abbiano questa capacità è importante per una comunità, per un territorio e per una città. Quindi un sindaco con la sua presenza, oltre a dare valore perché rappresenta non se stesso ma rappresenta tutta una città, ma è anche un modo per ringraziare e per questi investimenti che si fanno, che sono a favore della gente, a favore della salute. Principale che riguarda comunque la quotidianità è quello della sanità. Facciamo allora 2 battute a riguardo e parliamo anche di Radio Magnetic. Beh, devo dire che in queste ultime settimane sto cercando, come ho sempre cercato di fare, di stare vicino a quelle che sono le esigenze che i cittadini hanno, cioè di avere una sanità sempre più efficiente e soprattutto efficace. Veniamo da 2 anni di Covid, dove anche la sanità è stata sotto pressione. Voglio ringraziare anche tutto il personale sociosanitario, medici, infermieri, ma anche tutte le persone che lavorano nelle strutture, perché hanno tirato veramente tanto per quasi 2 anni. Devo dire che queste strutture si devono affiancare ai servizi pubblici, perché da una parte dobbiamo continuare a investire sul pubblico, perché il pubblico deve essere il riferimento principale che deve essere a disposizione di tutti i cittadini. Se però a fianco strutture pubbliche si aprono anche realtà come queste, che sono importanti, dove ci sono altre specializzazioni, devo dire che le due cose devono andare avanti insieme. Quindi un'ulteriore opportunità a servizio dei nostri cittadini, del nostro territorio, e mi auguro che che i cittadini capiscano che è importante anche farsi curare e farsi vedere, perché la prevenzione è alla base di tutto, e in realtà come queste, come ovviamente quelle pubbliche, devono essere, come dire, sempre l'eccellenza per garantire la salute di tutti i nostri cittadini.
con il direttore sanitario abbiamo parlato di una parte dedicata all'AIL e a tale proposito farei due battute anche con l'assessore Della Dora. Sì, questa giornata è importante per l'AIL provinciale della provincia di Pesaro Urbino, con la quale abbiamo collaborato anche un anno fa per le tante iniziative che ci hanno visto, diciamo, coinvolti e partner. È un'opportunità in più per i pazienti ematologici che hanno una doppia sede, quindi fino ad ora era possibile fare le visite ambulatoriali solamente, diciamo, della zona di Pesaro, e ora, diciamo, per i pazienti che risiedono anche, diciamo, nella zona che gravita verso Fano, un'opportunità in più. E il centro è coordinato anche, diciamo, per la parte dell'AIL dal dottor Visani e dal dottor Maviglie, quindi come amministrazione comunale siamo soddisfatti per questo raddoppio di sede. Ebbene, con le nostre immagini e con la voce dei protagonisti abbiamo cercato di descrivervi al meglio Radio Magnetic, non vi resta altro che visitarlo. Da parte nostra è tutto, grazie dell'attenzione, arrivederci.